vuole la profondità. Buona occasione per Alexander Pato. Se ne va sul filo. Alexander Pato. Fuori, non di molto, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Il Barcellona aveva creato un'occasione interessante poco fa, ma senza riuscire a capitalizzarla per l'incredulità dei tifosi. Beh, credo che il risultato rispecchi abbastanza fedelmente quanto avvenuto in campo fino ad ora. Ossia, un buon movimento di palla e uomini, sia a centrocampo che nel reparto offensivo. Se al rientro dagli spogliatoi riusciranno a continuare su questi binari, il risultato finale potrà essere uno solo, Fabio. Ci sono due gol a separare le due squadre alla fine del primo tempo, 3-1. Tutto però ancora possibile perché il calcio è strano. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Nessun cambio per le due compagini nell'intervallo, a quanto pare. Occasione per il contropiede. Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in... E il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Non riesce a vincere il duello fisico. Attenzioni indesiderate e marcatura uomo. Vita dura per i fuoriclasse offensivi. Chiaro che qui ci sono giocatori molto pericolosi, capaci di sfruttare al meglio gli inserimenti. Devi stare incollato a questi elementi. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Neymar. Intervento decisivo. The attendance for this match was 71,550. Vede lo scatto e cerca la profondità. Occhio alla conclusione! E hanno segnato ancora! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. The goal scorer for Barcelona after 62 minutes is number 10, Tammy Abraham. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Opta per il lancio lungo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Alfred Duncan. Niente di fatto, azione interrotta. E passa. E sarà rimessa con le mani. Vince il duello e la fa sua. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Questa non è ormai una sorpresa. Molti allenatori di oggi stanno chiedendo ai giocatori più avanzati di dare una mano anche in fase di copertura. Hernanes. Alexander Pato. Ecco un'occasione di contropiede. Prova a darla profonda nello spazio. Fa male i calcoli, il pallone non passa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Sceglie di andare per vie verticali. Arriva il cross di Candreva. Gran colpo di testa. Un colpo di testa da dimenticare. Substitution on the field. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sa e di chi sceglie. L'arbitro interrompe il gioco per commettere una doppia sostituzione. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Già va l'uomo in avanti. Qui può partire il contropiede. E l'arbitro chiude qui la partita. Hanno dominato la partita in tutti e 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Alexander Pato è stato giustamente votato come migliore in campo. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Il gol iniziale è stato decisivo. Per loro l'incontro si è messo subito bene e gli avversari non hanno...